Ciao, benvenuti a Cazzeggio. In questo episodio di Cazzeggio Catabiotrico parleremo del lettore MP3 WMA 8 GB USB. È un lettore player MP3 piccolo, compatto, è alimentato da una pila AAA, ha delle orrende cuffiette e quindi se decidete di comprare questo piccolo dispositivo mettete subito a budget l'acquisto di due cuffie, diciamo decenti, Sony o comunque cose simili. Pregi e difetti di questo lettore MP3: è piccolo, è facilmente trasportabile, è molto leggero, facile da utilizzare e intuitivo. Anche la radio FM in bundle, quindi qualora vi stufaste di ascoltare gli MP3 potete convertire l'utilizzo del dispositivo a radio portatile. 8 GB sono tantissimo, vi c'entra una marea di canzoni MP3. Ha il visore colorato e quindi è un oggettino simpatico e portatile. I difetti sono che i settaggi che andate a mettere selezionando i colori non rimarranno, quindi di volta in volta è inutile che perdiate tempo a scegliere il colore di sfondo per massimizzare la lettura, perché tanto non verranno memorizzati. A volte si incanta, specialmente con i nomi lunghi degli MP3, quindi vi consiglio di rispettare sempre la vecchissima sintassi DOS 8 più 3 in modo da evitare che il lettore MP3 si confonda e non riesca a leggere i file MP3 con nome troppo lungo. Per il resto è un dispositivo economico, facile da utilizzare, e state attenti a non farlo cadere in terra perché altrimenti vi si potrebbe rompere. Gli interruttori sono molto delicati e molto sensibili e alla lunga se vi cade in terra due o tre volte poi potrebbe finire inutilizzabile. In ogni caso lo potreste comunque riutilizzare come chiavetta USB perché comunque 8 GB è un discreto spazio di archiviazione. Io spero che questa recensione vi sia piaciuta e l'abbiate trovata utile. Un saluto, ciao!